Dunque, anni 60, a me non è che dicono tanto, ma so che tra molti di voi, ah, che meraviglia, quella sì che era vita, no? Bene, anni 60, Equipe 84, narrazioni di un mondo che dall'agricoltura andava verso il nuovo mondo, insomma, e anche loro hanno parlato di quella storia, no? A quel punto noi, diciamo, parolieri capriatesi, hanno pensato di distorcere anche questo pezzo, no? E di metterci parole diverse. Casa mia è diventata vino. Yeah.
come esuli i pensieri nel vespero migrare. Vai, Massi! Vai, vai, vai! Soprattutto ne parlava, e ciò era la distilleria di Capriata. Ne avevamo anche da noi, tutto a ramengo, tutto chiuso, tutto vero scassato. Allora, adesso Mari, vedo che sfogli, perché ci vuole un pezzo che spacca. Allora spacchiamo, speriamo di non spaccare i pantaloni. Guarda che questo potrebbe essere la cosa più grave. E come diceva quello là, Andre, l'importante è comunque non cadere dal palco. Che qui è alto, bisogna stare, se non farsi male, sfoglia, sfoglia, sfoglia. Se c'è scritto foglio, vuol dire che è qua. Mari, abbiamo dei segreti che noi professionisti non puoi capire. Abbiate pazienza, io gli voglio un bene a questa donna che voi non immaginate, però è perfetta per fare la spalla comica in questa situazione. Ma sì, prima o poi la spalla comica la do anche tu, ci vuole un po' di tempo. Ti presti bene, guarda, hai il fisico e l'allure, direi, per un altro. E qua, è qua, c'era, guardala qua, l'uva capriatese, tela qua, che meraviglia. Adesso mettiamo dritto l'antenna della televisione, così è a posto. Vamos, tonalità di Doggi, giusto? Cosa c'è scritto? Io lo vedo dopo. Ed è diventata rana rossa.